www.tg10.it. Bentornati ad una nuova edizione. Si sono svolti ieri a mezzogiorno i funerali di Giuseppe ed Emanuele Alambis, padre e figlio morti a causa di un incidente aereo mentre a bordo di uno Storm 300 sorvolavano l'isola di Stromboli. La chiesa madre era gremita. Le salme sono state accompagnate in un breve corteo all'interno della chiesa. Il rito funebre è stato celebrato dal vescovo della diocesi di Piazza Armerina, Monsignor Rosario Cisana. Toccati visibilmente i familiari ed anche Monsignor Grazio Alambis, zio di Giuseppe ed Emanuele. Grazie a tutti e a ciascuno il ricordo del sorriso di Emanuele, della volontà decisa di Giuseppe di volare, volare, volare. Commoventi i saluti degli amici di Emanuele e del piccolo Davide, presenti durante le esequie il sindaco Domenico Messinese, il presidente del consiglio comunale Alessandra Ascia e diversi esponenti dell'amministrazione comunale. Prima che le salme venissero portate al cimitero, la curva Angelo Boscaglia davanti alla chiesa madre ed i tifosi tutti hanno lanciato cori per Emanuele ed il padre, acceso fumogeni, commuovendo l'intera piazza. Continua in modo proficuo il confronto avviato dall'amministrazione comunale di Gela con i tecnici della città. Tra le proposte condivise, spiega l'assessore all'urbanistica Francesco Salinitro, vi è quella di una convenzione che regoli i rapporti tra il comune e gli iscritti agli ordini professionali di ingegneri, architetti, geometri, geologi e agronomi, per consentire una partecipazione più ampia e più qualificata ai progetti definiti, indicati o da implementare allo scopo di captare finanziamenti pubblici. L'assessore ai lavori pubblici Nuccio Di Paola annuncia un concorso di idee basato su tematiche come ad esempio quella inerente alle periferie, mentre il sindaco Domenico Messinese assicura massima trasparenza. Durante questa settimana è prevista una nuova riunione in cui saranno definite le proposte emerse. Era questa l'ultima notizia, vi ricordiamo che per gli approfondimenti, le interviste, i servizi e tutte le novità di oggi, l'appuntamento è alle 14 per la prima edizione del TG10, oppure potete comodamente visitare il nostro portale all'indirizzo www.tg10.it. Grazie per l'attenzione, alle prossime edizioni.